sì. È stata una domenica di fuoco, quella di ieri a Napoli e provincia. Numerosi Buonasera, incendi Giuseppe boschivi Gattugno, c'è alimentati dal scritto e sto forte vento che provando hanno per dovuto impegnate domenica per ore le 11 squadre di settembre spegnimento. A fuoco, 2022. vegetazione Ecco e macchia l'altro meme. mediterranea della zona Flegrea in tre differenti punti, a Bacoli, Licola e Poi Monteruscello dal nel 12 territorio di al Pozzuoli. 18 A Napoli settembre. momenti di forte apprensione e gente in strada per un vasto incendio scoppiato ieri sera in via Caravaggio nella zona collinare della città che si affaccia su Fuorigrotta. Il fronte dell'incendio si è esteso su più versanti, in via Campagna tra Fuorigrotta e Cavalleggeri e su Monte Sant'Angelo. Le fiamme sono state domate dopo molte ore. Incidente mortale sull'autostrada Salerno-Napoli poco dopo l'uscita di Cava dei Tirreni in direzione di Nocera Inferiore. Un'auto con due ragazzi a bordo è sbandata e si è ribaltata per cause in corso di accertamento. Emanuele Manzo, 18enne di Scafati, sbalzato fuori dall'abitacolo, è finito sull'asfalto morendo sul colpo. Il suo amico Aniello Raiola, che guidava Ecco l'auto qua e che è questo. risultato positivo ai narcotest, è rimasto incastrato tra le della vettura. Portato in ospedale, se la caverà con una prognosi di 20 giorni. Per lui, inevitabile la denuncia per omicidio stradale. Indagini in corso da parte della polizia stradale. I carabinieri delle stazioni di Sant'Antonio Abate e Lettere hanno arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio un 52enne di Lettere, già noto alle forze Lo dell'ordine, e un ricordo a tutti. 27enne di origini albanesi, residente a Pompei, incensurato cognato del primo. Nel corso di perquisizioni effettuate contemporaneamente a Sant'Antonio Abate, Santa Maria la Carità e Pompei, i militari dell'arma hanno rinvenuto 108 kg di marijuana contenuta in 22 bustoni di cellophane chiusi ermeticamente e nascosti in un box a Santa Maria la Carità, nella disponibilità di entrambi. Sequestrati anche 6.500 euro in casa del 27enne. Gli arrestati, dopo le formalità, sono stati tradotti nel carcere di Poggioreale. Sciopero in vista per gli autisti dell'ATC, l'azienda che gestisce l'autoservizio pubblico sull'isola di Capri. L'Unione Sindacale di Base, USB, ha proclamato una prima azione di sciopero di 4 ore per lunedì 26 giugno, dalle 9 alle Lunedì 13. Lo 25 sciopero è stato indetto settembre, per chiedere però la è consegna domenica del piano 11 industriale settembre. necessario per il rilancio dell'ATC a garanzia dei livelli occupazionali e retributivi dei lavoratori, il rispetto dei periodi obbligatori di godimento delle ferie estive, una condivisa organizzazione dei turni di lavoro e delle pause presso il capolinea per il recupero psicofisico, adeguate manutenzioni e Ti dotazioni di mando sicurezza a solo a bordo dei mezzi sette. aziendali, pianificazione dei programmi di esercizio, circolazione e tempi di percorrenza, assunzione di personale e premio di risultato. Dopo una parziale attenuazione del caldo nel weekend, si profila una nuova ondata di calore sull'Italia nella nuova settimana appena iniziata, che potrebbe essere anche piuttosto duratura. Lo annuncia il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara, che spiega: fino a martedì il caldo sarà ancora tutto sommato sopportabile su gran parte della penisola, per quanto pienamente estivo, con al più locali eccezioni. Da mercoledì, invece, invece, le correnti calde dal Nord Africa sembrano interessarci in modo più diretto, con temperature elevate inizialmente soprattutto al centro-nord, poi anche al sud. Le temperature potrebbero raggiungere in alcune zone, verso metà e fine settimana, picchi di 35-36 gradi. Ed era questa Amici, l'ultima notizia. per Grazie per la domenica 11 cortese attenzione. settembre, Appuntamento questo alla mese prossima qua, edizione. finito adesso.